Ciao a tutti, sto preparando un video dove parlerò delle religioni afro-brasiliane appunto qua in Brasile. È un video che trovo interessante perché ho già parlato di altre religioni che ci sono in Brasile, però è piuttosto complicato perché devo prima preparare tutte le cose da dire, dopo preparare il video, andare a cercare le foto, alcuni video da inserire, insomma ci vuole tempo. Quindi non so dire esattamente se riuscirò a farlo per oggi, per domani o per quando. Allora ne approfitto per dire in questo video quello che ho scritto in un, chiamiamolo, un post nella mia scheda lì del community del canale, perché forse magari qualcuno non l'ha ancora visto. Allora cerchiamo di riassumere. Io ricevo molti messaggi o qui nel canale o anche su Facebook o da altre parti di persone, ovviamente di italiane più che altro, che in qualche modo per qualunque motivo hanno interesse di sapere cosa sta succedendo qua in Brasile per quanto riguarda il coronavirus. Allora, siccome rispondere a tutti quanti diventerebbe un po' un problema, ho pensato di creare qualcosa appunto per dirvi quotidianamente cosa sta succedendo in Brasile per quanto riguarda questo benedetto virus. Allora, l'idea originaria, la migliore, potremmo dire in questo modo, sarebbe di fare un video ogni giorno, magari anche semplice di 5 minuti, dicendo appunto quello che sta avvenendo. Il problema qual è? Che, come ho scritto, a YouTube il coronavirus non piace. Qualunque video di qualunque canale che parli di coronavirus, quindi sicuramente anche questo, perché basta solo la parola per fare arrabbiare YouTube, stavo dicendo, qualunque video che parli di coronavirus, YouTube in qualche modo lo blocca. Lo blocca nel senso che toglie la monetizzazione. Ora, d'accordo, non ci sono problemi, io potrei fare ugualmente il video per informarmi, però sinceramente mi girano un po' le scatole, perché trovo molto sbagliato che uno possa fare un video stupido dicendo stupidate, cretinate e ricevere dei soldi, e uno che in qualche modo tenti di parlare di queste di cose serie invece venga pregiudicato. Allora, per fare questo, per poter risolvere il problema, cioè parlare di quello che sta avvenendo in Brasile su questo benedetto coronavirus e riuscire ad informarvi, cosa ho fatto? Ho approfittato appunto di avere un blog e ho creato una pagina, proprio una pagina apposta chiamata Coronavirus, dove tutti i giorni io pubblicherò i dati, le notizie, le informazioni appunto per quanto riguarda il coronavirus qua in Brasile. Quindi tutti voi che avete interesse, anche solo per curiosità, di sapere quello che sta succedendo, andate a vedere questa pagina, io lascerò il link qui nella descrizione del video, in cui troverete appunto le notizie che io trovo in giro su questo argomento. Adesso, solo per darvi un'idea, vi posso dire che a tutt'oggi i casi confermati di coronavirus in Brasile sono 301. Questo numero ovviamente può sembrare piccolo, può sembrare poco, confronto a quello che avviene in Italia, in Europa, in Cina, dove volete, però è un numero che a me fa paura perché continua a aumentare giorno per giorno. E quindi io potrei sbagliarmi, spero di sbagliarmi, però a mio parere cosa succederà? A mio parere succederà che anche qui in Brasile avverrà tutto quello che sta succedendo in Italia e in Europa, quindi anche qui i casi stanno aumentando e aumenteranno sempre di più, e quindi la cosa fa un po' paura perché stiamo vedendo quello che succede dalle altre parti. Quindi ho detto, a tutt'oggi i casi confermati sono 301, i casi sospetti sono più di 2600 e purtroppo, è proprio la notizia di poco tempo fa, c'è stato la prima vittima, il primo morto di coronavirus. È successo nello stato di San Paolo, non hanno divulgato i dati, non si sa se uomo, donna, l'età, però purtroppo c'è stata la prima vittima di coronavirus. Quindi ripeto, purtroppo qui le cose stanno peggiorando giorno per giorno.
Poi vabbè, ci vorrebbero altre notizie da dire, altre cose da dire, però ripeto, ho scritto tutto quanto là nel mio blog, quindi se volete avere maggiori informazioni andatela a leggere e sicuramente troverete qualcosa di interessante. Ovviamente se vi interessa sapere cosa sta succedendo in Brasile per quanto riguarda il coronavirus, ok? Quindi ripeto, lascerò il link della pagina del mio blog qui nella descrizione e là potete trovare quotidianamente tutte le notizie a riguardo. Bene, ripeto, il video di oggi era solamente questo, solamente per potervi dire l'idea che ho avuto per potervi informare giorno per giorno. Spero che sia interessante, sia utile per qualcuno e noi ci vedremo nel video prossimo quando riuscirò a farlo, appunto, come ho detto, vi ho già anticipato che parlerò delle religioni afro-brasiliane che ci sono qua in Brasile, che io lo trovo molto interessante, ok? Quindi al prossimo video, ciao!